Benvenuti a un altro appuntamento con Psiche dintorni. Anche quest'oggi trattiamo di un argomento abbastanza importante con il nostro psicologo a cui diamo il benvenuto, il dottor Sandro Grazie, ben Tolitano. ritrovati. Salve. E ovviamente con Giovanna e Francesca. Grazie. E quindi oggi tratteremo, come già accennato, di Eros, dell'Eros e dell'amore che guida la nostra vita. Quindi più in dettaglio cos'è questo motore che ovviamente fa girare un po' tutto il mondo. Beh, credo che intanto bisogna rispondere a una domanda che probabilmente molti telespettatori si faranno, che è quello perché una trasmissione sull'amore, sull'eros. Ma diciamo che la motivazione forte è rispetto al fatto che l'amore negli ultimi tempi è estremamente cambiato, cioè ha cambiato radicalmente forma. Quindi credo che sia utile e necessario riflettere su questa grande energia che è l'eros, che è l'amore. È dovuto sicuramente ad una società che è andata verso la società della tecnica, del meccanicismo, quindi diciamo che gli uomini trovano sempre meno spazio dove realizzare se stessi, dove trovare intimità, dove trovare la propria consapevolezza. Per cui paradossalmente l'amore diventa l'unico luogo in una società che ormai un po' ci ha quasi inquadrati come soldatini, dove noi siamo costretti a recitare un ruolo. Quindi l'amore diventa quel luogo dove noi possiamo effettivamente realizzare noi stessi, dove poi vedremo nell'incontrare il tu, nell'incontrare l'altro, in fin dei conti poi realizziamo l'incontro con noi stessi. Quindi questo diciamo è il motivo per cui diciamo il motivo fondante di questo del tema dell'incontro di oggi. E poi non dimentichiamo che l'amore è sempre sovversivo. L'amore sovverte le regole, è stato sempre, come dire, per certi versi rivoluzionario ed è stato affrontato ovviamente un po' da tutti, ma non, dai poeti, dai filosofi e da quant'altro. Quindi credo che una trasmissione sull'Eros sia in questo momento, in questi giorni dove vediamo anche accadere tantissime cose legate ai legami affettivi. Penso che sia veramente molto, molto utile. E, volevo, ecco, prima di poi cominciare ad addentrarci in questo argomento, sottolineare come Eros è uguale a amore. Sono, diciamo, il termine equivale. Per cui allontanerei, come dire, l'idea di limitare il termine Eros alla sola sessualità. Quando parliamo di Eros, parliamo di amore, parliamo di tutti quegli aspetti attorno a questo sentimento molto forte appunto che come diceva il titolo guida la nostra vita. E quindi insomma credo che sia importante ecco, aprire così. Vediamo come in psicoanalisi, appunto, l'eros e il thanatos, che rispettivamente la pulsione di vita e la pulsione di morte, rientra anche in un testo dello psicanalista Sigmund Freud, in un suo testo che scrisse nel 1920, Al di là del principio del piacere. Ecco, parliamo di questo proprio in merito, cosa intendeva? Sì, questa visione è una visione ovviamente freudiana, cioè è una visione rispetto alla teoria di Freud ed è legata particolarmente alla teoria che riguarda gli istinti e le pulsioni. Lui sosteneva, come dire, che l'uomo funziona, ha un sistema, diciamo, economico di energia, di istinti e di pulsioni, appunto. E, diciamo, ha messo, come dire, ha teorizzato queste due grandi forze che muovono la nostra vita, che sono appunto Eros e Thanatos, ma che potremmo poi tradurre con istinto di vita e istinto di morte, quindi un po' come dire tirati verso la vita ma tirati anche verso la morte, quindi creiamo ma anche distruggiamo, insomma questo eccetera. Un altro termine che possiamo utilizzare anche per intenderci meglio è lui chiamava la libido e l'istinto di morte, quindi la sessualità, quindi l'eros che diventa istinto di vita. È l'eros che ci consente di procreare, quindi di mantenere la conservazione della specie. Quindi questo era, tutto questo va inserito nel contesto freudiano, nella teoria freudiana, dove appunto le pulsioni, che sono gli istinti, che sono praticamente l'energia innata. Secondo Freud, gli istinti, tra questi c'è appunto l'eros.
è una, sono delle energie innate che ci servono per sopravvivere. L'eros serviva e serve per la riproduzione della specie, quindi è un, diciamo, un'energia istintiva che ce l'abbiamo con noi in, in dotazione, per così dire. Le pulsioni invece sono altro, è un altro tipo di energia che sopraggiungono in un secondo momento e che poi, come vedremo, poi andando avanti complicheranno un po' le cose. Ecco, allora, tra eros e sessualità c'è un limite sottilissimo. Si rischia di prevaricarlo o comunque di confondersi, oppure l'eros e la sessualità sono distinti? No, l'eros e sessualità sono uno degli aspetti, perché come vedremo e come ho detto all'inizio, noi traduciamo eros come amore. Vorrei ricordare che amore è un termine, se lo guardiamo etimologicamente, deriva da amors, quindi senza morte, quindi toglimento, eliminazione della morte. In qualche maniera l'eros ci preserva da quella che è la, la grande, come dire, spada che abbiamo sulla testa, che è questa, che è la morte, quindi l'angoscia della morte. Quindi amore sta proprio per senza morte, quindi in qualche maniera è quello che ci rende immortali, insomma, l'amore ci rende immortali. Certo che poi la linea è sottile, come vedremo l'eros ha con sé tutta una serie di aspetti, uno di questi è la sessualità, ma non è la sola. Nel caso in cui l'energia della sessualità venisse meno, cosa succederebbe al corpo, ma anche in particolar modo alla mente di un individuo? Sì, qui dovremmo richiamare un po' un altro personaggio, diciamo, di questo argomento, che è Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, che è uno psicologo tedesco, poi è scappato negli Stati Uniti durante il periodo nazista, che scrisse oltretutto due testi basilari per la psicologia moderna, che sono Analisi del carattere e La teoria orgonica. E lui sosteneva proprio che l'energia sessuale, come tutte le energie, hanno un loro percorso e devono, come dire, completarlo, altrimenti rimangono, come dire, vengono fissati in, lui diceva, delle armature fisiche, cioè nel senso muscolari e scheletriche. Proprio l'impossibilità di, come dire, di fare scorrere questa energia, diceva lui, creano delle armature fisiche. E, beh, molto spesso vediamo persone ad esempio muoversi che non sono per niente armoniche, ma sono estremamente rigide o nella parte superiore del corpo, o nella parte inferiore, o nel collo, nel viso. Quindi diciamo che è importante che questa energia scorra, quindi l'energia che trovi la sua, poi lui sosteneva che questa energia scorre e deve trovare la sua soluzione nell'orgasmo, poi appunto ha fatto questa teoria orgonica proprio dell'orgasmo come elemento fondamentale a che l'energia sessuale scorra e quindi non produca effetti di rigidità, come dicevo, muscolari e scheletrici. Sì. Quindi sono importanti anche magari le fantasie che un partner magari può esprimere verso l'altro partner, oppure dovrebbe tenerle per sé e quindi non coinvolgere totalmente il proprio partner, proprio. Sì, lei richiama poi, insomma, un altro degli aspetti, perché poi la sessualità ha un aspetto relazionale molto forte. Qui però vorrei dire alcune cose. C'è una tendenza a pensare che il sesso unisca due persone, che c'è questo altruismo, questo dare all'altro, cioè. Di fatto invece avviene un'altra cosa, che nel sesso stranamente ognuno cerca se stesso e non cerca l'altro. Quindi non è l'io che si fonda nel tu, ma è l'io che vuole cercare se stesso, quindi in qualche maniera la sessualità non ha questo aspetto di, no, quindi nella relazione poi sessuale, quello che lei diceva della storia delle fantasie, beh, questo fa parte poi della, come dire, dell'attuazione di come viene vissuta l'energia sessuale, di come viene vissuta la sessualità, e qui giocano fattori estremamente sociali, culturali, cioè quindi incide anche l'epoca. Incide l'epoca, incide il posto dove viviamo, come cresciamo. Noi non dimentichiamo, noi cresciamo in una, tutti quanti siamo cresciuti in una cultura di matrice cattolica, che ovviamente insomma aveva un'impronta estremamente sessuofobica, per cui spesso la sessualità si vive con un senso di colpa. Ecco, il discorso delle fantasie, poi
Diceva qualcuno che l'eros abita solo dove c'è la fantasia, altrimenti insomma, è abbastanza, come dire, inerte, abbastanza E proprio per questo, insipido. perché si sperimenta il senso di colpa, lei che ha accennato proprio a questo? Come mai alcuni di noi evidenziano questo aspetto nella sessualità? Ma dicevo che l'impronta, diciamo, la matrice culturale, ambientale conta molto, quindi dipende anche dall'educazione che noi abbiamo avuto. Quindi spesso viviamo un po' questi sentimenti di colpa. Quello che dicevo all'inizio, che di fatto l'amore è stranamente diventato l'unico luogo dove noi possiamo sperimentare l'intimità, l'autenticità, no? La sincerità, dove noi possiamo in qualche maniera esprimere profondamente noi stessi. È l'unico luogo che è rimasto è questo, visto che la società è stata strutturata adesso in maniera tale che, insomma, questo ci viene impedito. Quindi è l'unico posto, è l'unico mezzo per, come dire, un po' per cambiare lo status quo, per non mantenere tutto. Naturalmente l'incidenza della cultura fa molto, perché è chiaro che ognuno di noi vive la sessualità rispetto all'educazione che ha avuto in famiglia, a scuola, no? E quindi questo, diciamo, è fondamentale. Dal punto di vista sociale possiamo dire che sicuramente la nostra, come dicevo prima, la matrice cattolica della nostra cultura, insomma, impedisce di vivere l'amore, la sessualità in un modo libero, in un modo, diciamo, creativo, insomma, questo è. Ecco, parliamo proprio di questo, quanto l'educazione, anche da questo, un punto di vista religioso, può precludere lo sviluppo di una buona sessualità e quindi anche di un buon rapporto, prima con il proprio corpo e anche di conseguenza quello di vivere un rapporto Certo. con un altro individuo. Ma qui diciamo che mi corre l'obbligo di tornare un po' a Freud e, come dire, in poche parole, sperando di essere, diciamo, estremamente chiaro, volevo tracciare quello che è lo sviluppo psicosessuale della personalità. Perché noi dobbiamo non dimenticare alcuni passaggi che sono fondamentali nella costruzione, nella nostra dimensione sessuale. E ricordiamo che i primi anni di vita il bambino non ha una sessualità a sé, diciamo, ha, come diciamo noi, due energie fuse e confuse, quindi eros e thanatos, quindi libido, sessualità e aggressività e morte, sì, come dire, sono fusi e confusi. Per cui noi troviamo che i bambini piccoli sono estremamente irrequieti, sono estremamente, insomma, molto vivaci, sono a volte anche distruttivi per certi versi. Quindi in questo momento. Poi c'è un periodo della vita del bambino, intorno ai 5-6 anni, quello che comunemente un po' tutti conosciamo come la fase edipica, il complesso di Edipo, dove il bambino si innamora della figura genitoriale di sesso opposto. Lì a un certo punto la sessualità scompare. Ma per farvi capire cosa voglio dire, uso la metafora del fiume, nel senso che è come un fiume che va sottoterra per rispuntare poi più avanti. Rispunterà verso i 10 anni nelle bambine, verso gli 11-12 anni nei ragazzi, e ritornerà, diciamo, la sessualità. Questi sono tutti passaggi anche estremamente delicati, passaggi dove incide molto, appunto, l'educazione. È chiaro che un bambino piccolo che non ha l'idea, quando dicevo che ha l'energia fusa e confusa tra sessualità e aggressività, e possiamo assistere ad esempio a bambini piccoli che fanno il gesto della masturbazione. Non ne hanno nemmeno molta consapevolezza, ma se lì vengono ad esempio puniti, vengono redarguiti, vengono. Allora è evidente che questo tipo di intervento sui bambini poi lascerà un segno anche in termini di sensi di colpa. Quindi poi anche ad esempio la masturbazione, che è un elemento dello sviluppo psicosessuale. No, non dimentichiamo che la masturbazione è stata sempre demonizzata, adesso negli ultimi anni anche la Chiesa stessa ha riconosciuto in parte che la masturbazione è una componente, diciamo, è una fase dello sviluppo sessuale delle persone. C'è differenza tra masturbazione femminile e maschile, cioè cambia l'approccio. Sì, cambia dal punto di vista, diciamo, dell'approccio un po' fisico, cioè, ma dal punto di vista psicodinamico no, cioè, di fatto no. Di fatto è una ricerca del piacere, una ricerca in una fase in
in cui la sessualità è come una fase, la, chiedo scusa, la, la masturbazione è come una fase un po' di preparazione, cioè, no? Sono, possiamo usare un termine così banale, prove tecniche di trasmissione per capire come funzioniamo, come funziona il nostro corpo. Per cui, più che demonizzarla, invece la, la masturbazione è una cosa estremamente importante, perché ognuno comincia a comprendere come funziona dal punto di vista sessuale il proprio corpo. Quindi è anche una fase di conoscenza. Ovviamente la maturazione sessuale comporta poi che c'è l'abbandono della masturbazione, perché altrimenti da adulti diventa, diventa sterile, diventa controproducente, per invece andare incontro verso la sessualità con l'altro. Quindi questo sicuramente, anche se dobbiamo sottolinearlo, la masturbazione poi rimane per tutta la vita, però non è preminente nella propria sessualità, non dovrebbe essere preminente nella propria sessualità. Ecco, cos'è l'immaginario erotico e che incidenza ha, diciamo, nella, nella nostra vita o nella nostra maturazione sessuale, diciamo, di un individuo? Beh, ho detto prima, no, che l'eros abita solo e soltanto dove c'è fantasia, dove c'è creatività, dove c'è l'immaginazione. Noi dobbiamo anche immaginare che l'amore è quel luogo dove noi, come dire, abbattiamo i limiti, dove abbiamo la possibilità di sovvertire le regole, diciamo, che ci vengono imposte. È un po', paradossalmente potremmo chiamarlo un luogo di libertà, dove possiamo sperimentare, no? E la fantasia è una componente fondamentale per non ridurre la sessualità a un fatto fisico, che diventerebbe, come dire, non proprio una sessualità matura. Quindi la fantasia è una componente fondamentale. Ovviamente quando ci riferiamo a fantasia nella sessualità ci riferiamo a fantasie erotiche, no? Quindi, che come bene sappiamo è presente in tutti, cioè non è una cosa che abbiamo o non abbiamo, ce l'abbiamo tutti, quindi vuol dire che è una componente importante delle dinamiche dell'amore, insomma. Molto spesso però sono anche definite dei tabù, diciamo, perché non tutti hanno la maturità di ammettere verso il proprio partner le fantasie per, proprio per paura di venire giudicati, ecco, dal proprio partner. Come mai ancora c'è questa reticenza proprio di parlare liberamente, ecco, di ciò che... Ma intanto dipende molto poi dal tipo di relazione di coppia, insomma, dei partner, insomma, questo sicuramente. Ma non dimentichiamo un particolare, la sessualità nei tempi moderni, no? che è così globalizzata, così, no? Che apparentemente sembra ormai senza veli, ormai sembra una sessualità aperta a tutto, paradossalmente invece mantiene dei tabù molto forti. Per cui l'esprimere le proprie fantasie all'interno di un rapporto, ad esempio, di coppia, dipende molto dalla qualità del rapporto di coppia. Se questo viene utilizzato come un gioco, quindi come in qualche maniera la possibilità di mantenere nel tempo una sessualità viva, visto che la sessualità nel caso della coppia che sta per tanto tempo insieme deve combattere un nemico micidiale, che è quello della quotidianità, del già conosciuto, della ripetitività. Allora capite bene che la fantasia e la capacità della coppia di trasferirsi queste fantasie diventa anche un elemento importante di una vita sessuale che torno io, dico sempre così, che deve rimanere sempre un gioco. Parliamo del calo del desiderio, è una questione di testa? Beh, nella maggior parte dei casi sì, è una questione di testa, a meno che non ci siano problemi di natura fisica, ma sicuramente il desiderio ha una sua dinamica del tutto particolare, dove appunto la fantasia gioca un fattore estremamente importante, quindi, insomma, dove c'entra in gioco anche la nostra vita infantile. Io ricordo un film straordinario che era Il marito della parrucchiera, dove lui andava cercando delle donne con tette grosse, perché... cercava una parrucchiera con le tette grosse, perché lui da bambino lo portavano da questa parrucchiera a farsi i capelli e lei si avvicinava a lui per tagliare i capelli con queste tette quasi, quasi nel viso. Quindi era bambino piccolo, sta cosa gli è rimasta a tal punto che poi l'ha riportata nelle sue fantasie erotiche da adulto. Quindi è vero che ci sono delle insomma, cose ancestrali che ognuno di noi si porta dietro dall'infanzia fino poi all'età più adulta. Quello che ci succede nell'infanzia è fondamentale, cioè
le fantasie che noi facciamo da bambini diventeranno parte del nostro bagaglio che ci portiamo dietro nella vita, e non vedo perché questo non dovrebbe anche succedere nella sessualità. Quindi sicuramente noi nella nostra sessualità ci mettiamo molto di quello che ci è successo da bambini, su questo non c'è dubbio. Quindi la componente immaginaria è fondamentale per avere una buona sfera, della sessualità, quindi è un completamento dell'emotività della coppia. È Sì, io non il saprei pizzico di vedere. follia, ecco. Sì, no, l'Eros e la follia abitano insieme, perché questo, al di là della battuta, non riesco ad immaginare una sessualità senza immaginazione, senza fantasia, senza, come dire, no, non uso il termine perversione perché il termine perversione poi è un altro coso, ma insomma, la sessualità ha anche un compito importante, che come dicevo prima, no? Quello di sovvertire tutto, di sovvertire le regole. Tant'è vero che in un concetto quasi politico negli anni 60, l'Eros era, come dire, era rompere lo status quo. Non dimentichiamo che negli anni 60 e negli anni 70 il sesso è diventato uno strumento rivoluzionario, anche politico, quindi il sesso sovverte tutto, quindi è un po' quasi una regola della natura. Ecco, nella donna la manifestazione dell'erotismo sicuramente è più ampia e più ricca. Possiamo dire anche che nelle donne in genere l'erotismo è un'esperienza quindi totalizzante, non necessariamente legata alla sessualità. Sì, ma le modalità con cui la donna e l'uomo vivono la sessualità, quindi l'erotismo, sono assolutamente diverse. Le donne, ho avuto modo di dirlo, sono molto più emotive, giocano più su un altro piano che non. Come dire, l'uomo abita il luogo della razionalità. La donna è come se fosse in qualche maniera in una via di mezzo, in una terra di mezzo, possiamo utilizzare così, tra la razionalità e invece la fantasia e l'irreale, insomma, no? Non dimentichiamo anche questo aspetto, che nella storia dell'uomo l'Eros ha una sua sacralità. L'Eros è stato sempre molto legato al sacro, quindi questo aprirebbe una discussione estremamente molto più ampia. Ecco, quali potrebbero essere i falsi miti legati alla sessualità che bisogna smascherarsi? Ma falsi miti ce ne sono tanti, insomma, voglio dire, poi adesso, non so, anche con l'avvento di internet, noi riusciamo a vedere, se vogliamo farci un'idea di che cosa avviene, diciamo, della sessualità nel mondo, di quello che accade, ci rendiamo conto di quale complessità e quale sfumature ha, no? Come la sessualità, certo che è vissuta da miti, che adesso, insomma, sono anche come gli stessi tabù che sono caduti, insomma. Adesso sono. Basta solo immaginare un po' come è vissuta la sessualità nel mondo, quanti aspetti ha la sessualità nel mondo, quante trasgressioni, quante perversioni ci sono. Non dimentichiamo che c'è una parte, ad esempio, patologica. Ecco, parliamo proprio di La questa sessualità parte. porta con sé anche degli aspetti, come tutte gli aspetti della nostra vita. Poi non è che io, quello che vorrei un po' anche sottolineare, che spesso siamo portati a pensare che la sessualità sia un'altra cosa rispetto alla nostra vita, rispetto alle altre cose della nostra vita quotidiana, quando invece la sessualità è una componente della nostra vita giornaliera, quotidiana, quindi dovremmo avere un po' più di attenzione e viverla anche con un po' più di rispetto, insomma, senza che questo diventi. In effetti, quando si parla di sesso c'è un po', come dire, ce ne accorgiamo subito come la gente si rigidisce oppure come non reagisce. Quindi vuol dire che ancora la sessualità deve sfatare tanti miti e tanti tabù, insomma, non è che ancora. Perché molti lo considerano insomma quasi un dovere, non un piacere o comunque un gioco come dovrebbe essere. Molti sono rigidamente strutturati nel loro ruolo e non riescono ad abbandonarsi totalmente, diciamo, a viverlo in maniera con più leggerezza, ecco, diciamo. Sì, anche qui, insomma, lei richiama in ballo sempre un po' la come dire, l'eros all'interno di una coppia, no? Quindi
Perché l'eros all'interno di una coppia, insomma, diventa, ha tutta una serie. Non dimentichiamo il fatto che viviamo in un momento in cui un po' tutti i legami affettivi si sono disgregati, cioè noi, come dire, per certi versi c'è una solitudine. Cioè nell'era moderna di globalizzazione, di internet, di strumenti tecnologici straordinari, siamo, devo dire, maledettamente soli. Quindi voglio dire, anche questo, questa frammentazione di legami fa dell'eros e dell'amore l'unico luogo dove forse possiamo ancora ritrovarci. Naturalmente all'interno di una coppia poi ci sono tutta una serie di dinamiche che non hanno a che vedere solo con, diciamo, l'aspetto della sessualità, ma hanno a che vedere con la relazione nella sua interezza. E la sessualità è una componente fondamentale all'interno di un rapporto di coppia, ma non esclusivamente per un fatto fisico o per un fatto, come dire, energetico, che dicevamo prima, no? Della sessualità che va espressa, ma proprio come luogo dove insieme ognuno trova il proprio io, la propria essenza, e dove là dentro può sperimentare la libertà reale, può sperimentare il luogo dove non deve, come, dove può lasciarsi andare. Ecco, questo concetto mi piace molto, questo del lasciarsi andare, perché non dimentichiamo che un elemento fondante e fondamentale per vivere una buona sessualità è quello della capacità di lasciarsi andare, quindi di non presentare rigidità, e quindi è come lasciarsi trasportare da una corrente, insomma. Quindi assistiamo ad una rigidità della società, non si è mai pensato di inserire l'educazione sessuale all'interno delle scuole, anche quelle elementari, in modo tale da educare i bambini e non andare incontro anche a quelle che sono i vari tabù, la vergogna e così via. Sì, lei tocca un argomento veramente particolarmente scottante, dico io, perché sta cogliendo uno degli aspetti veramente più contestabili del nostro sistema educativo. Nella scuola non esiste per niente educazione sessuale, ma vorrei anche sottolineare, visto che nel mio lavoro ho a che fare con bambini, con adolescenti, eccetera, le conoscenze sulla sessualità che hanno i nostri bambini, i nostri ragazzi, derivano ormai fondamentalmente da che cosa? Dal passaparola tra ragazzi, da internet, dove accedono, no? Con il rischio di avere anche un'immagine distorta. Di fatto i nostri figli, i nostri ragazzi, eccetera, non ricevono un'educazione a casa, non la ricevono a scuola, perché a casa è un tabù. I genitori spesso non sono preparati a discutere e a parlare con i figli della sessualità. A scuola men che meno, a scuola mai no. Io ho avuto esperienze in varie scuole per vari anni, dove facevamo degli incontri che si sono rivelati nel tempo veramente estremamente interessanti. Il progetto era educazione all'affettività e alla sessualità, dove cercavamo non solo di trasferire, diciamo, informazione sulla sessualità dal punto di vista fisico, fisiologico, ma cercavamo di fare capire l'aspetto relazionale, affettivo, sentimentale che c'è dentro la sessualità. Quindi io credo che questo sia un altro elemento estremamente importante, anche in funzione di prevenire aspetti patologici che poi potremo eventualmente, come dire, insomma, analizzare meglio. Quindi assolutamente nella scuola avremo bisogno di un sistema educativo rispetto alla sessualità. Magari anche con chi ha a che fare con gli adolescenti, là è tutto un altro, diciamo, pianeta, perché loro hanno sicuramente una visione distorta del sesso, anche dell'erotismo, magari hanno appunto delle concezioni che possono prendere un po' da vari sentito dire, e poi si può rischiare di avere, possono avere dei problemi, ecco, in seguito, relazionali anche. No, io non credo che gli adolescenti abbiano un'idea distorta. Sicuramente è un periodo della vita particolare dove loro devono in qualche maniera fare crescere la propria sessualità, dove in qualche maniera fanno le prove, insomma, cominciano a sperimentare, quindi la sperimentazione che viene fatta nell'adolescenza, beh, porta con sé anche qualche volta angoscia, porta dei problemi, ma non dimentichiamo che gli adolescenti sono in una fase delicatissima di trasformazione, insomma loro
da 11-12 anni fino ai 18 anni devono completare questa parabola per arrivare ad essere delle persone adulte e mature, ma passano attraverso sicuramente grandi difficoltà che sono di ordine, ad esempio, dell'immagine corporea, sono di ordine psicologico. Gli adolescenti sono molto critici nei confronti di se stessi, del proprio corpo, non accettano, ad esempio, molto facilmente le trasformazioni del corpo che avvengono nell'adolescenza. Basta pensare ai maschi che aumenta la peluria o nelle donne che aumenta il seno, spesso molte ragazze lo vivono in una maniera così angosciante da curvarsi sul seno, quasi insomma, Sì, è come se si volessero apparire sì, nascondere. come poi appaiono estremamente goffe. Quindi diciamo che per gli adolescenti la sessualità è un po' anche molto complicata. E qui ci colleghiamo al discorso di prima: se loro hanno strumenti per poter leggere anche la propria sessualità, beh, insomma, si avranno sicuramente meno problemi. Bene, ci fermiamo qualche minuto e poi ritorneremo di nuovo in studio. A tra poco.